Però categoricamente che prima del tuo intervento nessuno ha detto che la colpa è di Tizio o di Zio. Il discorso di conferma è stato di alto livello, è stato già da parte di tutti. Io sto parlando dell'azione attuale, di ciò che è successo in questo due. Io adesso alla fine ti dico qual è la mia idea. Voi, per me, qualsiasi idea, la proprietà ci porta al tavolo e ci fa vedere e ci fa capire che la, io sto dentro nel consorzio del pubblico, lo sai che poi si chiami Michele, si chiami Francesco, si chiami Antonio, io non parteggio per questo, io parteggio per il pubblico. Chiunque esso sia, non mi interessa l'etichetta, mi togli l'etichetta di consiglio e metti quella di vendita, basta che sia è pubblico, non me ne fotti niente, deve essere pubblico, perché quello che non ha da nessuno di voi, quello che mi sta rispondendo, l'umiliazione che voi avete subito oggi, io l'ho subito a più grande, perché io vengo da un'azienda pubblica, licenziato e fallita, e non vado a nessuno questa umiliazione, tornare a casa da voi e figli e dirsi questa è la legge del mio licenziamento, 15-12-2012, e quello che abbiamo fatto noi, quello che abbiamo fatto noi, per poter riprendere la situazione di 350 dipendenti, non lo amo a nessuno, perché non è stato solo me. Il dono è peggio ancora. Allora io l'ho detto la prima volta che ci siamo incontrati con il signor Cometto. I proclami, oggi le posso, se mi consente, oggi i proclami bastano, non ne vogliamo più sentire. Non ne ha fatti nessuno. Non ne vogliamo più di proclami, vogliamo i fatti. Non ne ha fatti nessuno. Perché studiamo. Proclami servono i fatti, perché questa situazione sta portando l'esasperazione delle maestranze. E non solo le maestranze, anche da parte della magistratura, da parte degli organi di controllo della prefettura, sta portando all'esasperazione un po' tutti. Quindi per evitare questo dobbiamo fare. Scusami, in nome dell'amicizia che si è creata tra me e te personalmente, non ti voglio interrompere né voglio impedirti di continuare a dire quello che pensi, anche perché quello che dici io lo sottoscrivo al 100%. Ascoltando i lavoratori è emerso che ci sono dei problemi organizzativi, strutturali e di rapporti tra organizzazione sindacale e management. Bene. Io ho la soluzione. Io non so qual è la tua soluzione. Io so soltanto che tutte le volte che la proprietà si è seduta al tavolo con i lavoratori, noi siamo sempre usciti con un accordo condiviso e soddisfacente. Ci vuole un terzo. Allora, scusami, stai proprio sulla mia strada. Piccola soluzione. Stai assolutamente sulla mia strada e stai assolutamente sulla proposta che io farò conclusivamente, che adesso anticipo. I proprietari sono 9 comuni che hanno la espressione nel consorzio, nella presidenza, nel comitato esecutivo e nell'assemblea dei sindaci. Tutte le volte che la proprietà è stata coinvolta su una tematica aziendale, noi siamo usciti con un accordo perfetto. L'ultima volta il 29 e il 19 di maggio, non di 3 anni fa, di ieri. Io sono perfettamente d'accordo con te. Vuol dire che la proprietà deve esercitare, e qua stanno 5 sindaci su 9, va bene? Quindi siamo la larga maggioranza, deve esercitare un ruolo che non è tipico, avvocato di Filippo, non è tipico del proprietario, perché il proprietario dovrebbe essere fuori dalla dinamica del confronto organizzativo e sindacale all'interno dell'azienda. Dovrebbe essere management e
rappresentante sindacale, però noi siamo proprietari particolari, perché non siamo privati, siamo proprietari pubblici, siamo sindaci, quindi io non sono soltanto il proprietario, sono anche il sindaco di Donato Cappiello e sono cittadino che subisce il servizio di sindaco. Bravissimo. Allora guarda, io mi sono segnato le cose importanti che sono state dette. Il sindaco di Trinitapoli, dall'alto dell'esperienza di avvocato lavorista, dice: la prima esigenza è la sicurezza del posto di lavoro, la prima esigenza è la dotazione dei dispositivi di protezione individuale, che non può essere in nessun modo limitato o compromessa, e nell'occasione aggiunge che se c'è da dare l'abbigliamento bisogna garantirlo. Allora, per conto mio, questo è il primo tema del tavolo che dobbiamo aprire fra proprietà che fa l'asse, la bilancia, e da una parte le rappresentanze sindacali, dall'altra il manager. Secondo tema che ha sollevato Donato Cappiello, ma io avevo già accennato. Se mi fa finire poi la lascio. Scusami. Quando mi dici quello che rimane fuori da quello che ti sto dicendo io, straordinario, part-time, assenteismo, sono tre temi che si discutono con un'unica soluzione condivisa da management, proprietà e rappresentanze sindacali. Terzo punto che è stato sollevato è quello della dotazione dei mezzi significa ottimizzazione del servizio, tu me lo insegni perché hai voglia di dire, ma se non è tutto questo va messo in armonia con le disponibilità economiche, e questo mi pare evidente. Certo, se ho lasciato qualcosa adesso era giusto per completa, io chiudo e poi lascio completa quello che ha detto prima il sindaco di Trinitapoli. È giusto, facciamo, anche perché un'ora di lavoro normale costa quasi il doppio di un'ora di lavoro straordinario, quindi l'azienda su questo si muove, perché anche una questione di budget economico. Quindi quantifichiamo, cioè io ho sempre detto che in un'azienda lo straordinario deve essere un evento straordinario, non una fonte di fisso e continuativo. Se diventa una fonte di evento straordinario possiamo ragionare, se è una questione di fisso e continuativo non ragioniamo più. Allora vediamo quando possiamo, perché abbattere ed eliminare lo straordinario al 100% è impossibile, però diminuirlo e fare degli accordi per poter diminuire lo straordinario e passare dalle persone con più ore fisse che gli diamo la possibilità di poter vivere in modo dignitoso, perché oggi con 3 ore non prenderebbe gli assegni familiari, perché oggi non facciamo più 36 ore, facciamo 38 ore noi in questa azienda, sono 38 ore, quindi 36 ore non prende, le 3 ore non prenderebbe l'assegno straordinario. Poi su quello che ha detto il sindaco, io sposo in pieno, però i programmi me lo consente, cioè tutti ci vogliamo bene, però adesso il bene si deve maturare in una situazione di crescita di questa azienda, perché se no l'anno prossimo, non mi piace, per un'esperienza personale, io non si arriva l'anno prossimo. Ma proprio su questo, mi ascolti, sì. Chiedo scusa per l'esempio banale, no, siamo veloci, ma è importante perché qui, oggi, noi dobbiamo stringerci la mano e fare un patto tra galantuomini. Qual è il patto? Lo spiego subito. Il papà e la mamma, due contadini. I figli, papà vogliamo i pantaloni, le scarpe e la maglietta. Il papà e la mamma non ci sono problemi, però dobbiamo lavorare. Papà, ma noi non ce la facciamo, dobbiamo sacrificarci, non possiamo assumere nessuno, dobbiamo lavorare, piantare il grano. Quando venderemo il grano, compreremo i pantaloni e le scarpe. Se non parte il sesto otto, se non sistemiamo il compostaggio, se non otteniamo il finanziamento, noi staremo così, perché i comuni di più
non posso dare. Lo facciamo sto patto da Galantuomo? Senza questo patto da Galantuomo noi non ne usciremo più, perché tra una settimana mi lascerete rifiuti in mezzo alla strada. Io non posso andare a Trinità, non nella loro città, a chiedere ancora dove andare al 50, 60, 70% la TARI. Perché chi? Ma bene, non lo posso fare. Lo farei io, cittadino. Uno, due, voi qui dovete fare come per quei bambini. Ma ci dobbiamo sacrificare, come diceva il sindacalista della CGL, costringere anche gli altri a lavorare e arrivare a quel benedetto momento in cui ci saranno i soldi dalle banche, ci sarà la più recessione e la più stabilizzazione, perché sarà quello l'investimento che ci consentirà. E ti rispondo anche all'altra cosa, perché io sono uno dei sindaci più longevi. I sindaci stavano comodi, perché il sindaco che stava prima di me aveva una tassazione che era ridicola. Quando sono arrivato io nel 2011 ho dovuto fare il primo evento di 200.000 euro, poi altri 200, poi altri 200, e si vinceva ininterrottamente per anni, vinceva sempre la stessa lista, perché non aumentavi la non aumentavi niente. Quei soldi chi li mette? Quel milione di euro che arrivavano dagli altri comuni faceva mantenere il giochino. Da quando quel giochino si è rotto è arrivato il fresco che gli aumentava le tasse. Dobbiamo necessariamente tornare all'ampliamento. L'ampliamento non si era previsto. L'aria è risale nel 2014. Però quando devi fare l'ampliamento ci sono una serie di situazioni. E io sto chiedendo io un buco per realizzare casa e sono 6 mesi che sto chiedendo. Non viene fino a qui soldi, non so se posso avere. Cioè, è un fatto normale. Se non abbiamo purtroppo tutte le procedure, non si può fare nulla. Allora oggi siamo disponibili tutti assieme a sottoscrivere questo patto per la tua finché non avete. E le carte ci sono, perché voi avete fatto anche una richiesta, su questo non si è parlato. Oggi, la 241, e ripeto quanto me la 241. Parla chiaro, accesso agli atti. Voi potete fare accesso agli atti in qualsiasi momento. Basta sapere leggere le carte. Se nelle carte ci sta una procedura, una fattispecie, informazione complessiva che dimostra che il consorzio, il presidente, si stanno muovendo per ottenere il finanziamento, per ottenere il mutuo, dobbiamo aspettare i tempi tecnici. Se non sottoscriviamo questo patto, però, sarà difficile andare avanti. Sarà difficile. E si spaccherà. E anche tu.